con Laura Muraglia, responsabile del progetto EduMob, di cosa si tratta e quale impatto avrà sulla provincia di Imperia. Buongiorno, sì, il progetto EduMob è un progetto cofinanziato dal programma Alcotra, un programma di cooperazione con la Francia, quindi coinvolge soltanto la provincia di Imperia e il progetto EduMob ha anche quale partner il Département des Alpes Maritimes per la Francia e riguarda proprio il tema dell'educazione e la mobilità sostenibile, con particolare riferimento all'uso della bicicletta per la popolazione residente sul territorio. E anche per i turisti e poi sviluppa anche una serie di azioni pilota sul territorio di alcuni comuni della provincia, in particolare i comuni che sono al confine con il Department, che è il nostro partner, quindi i tre comuni sono Bordighera, Valle Crosia e Ventimiglia, sui quali appunto abbiamo sviluppato la progettazione definitiva delle piste ciclabili sull'asse costiero e stiamo finendo la progettazione esecutiva e poi i comuni appunto bandiranno la realizzazione di alcune tratte di pista ciclabile appunto che interessano proprio queste cittadine e in alcuni casi le collegano tra di loro, ad esempio Bordighera e Valle Crosia. La Francia tra l'altro ha tre tratte da realizzare, quindi una delle quali è proprio su Mentone, quindi sulla parte di confine, anche sull'area di confine la Regione Liguria sta comunque lavorando per unire in qualche modo il progetto della Francia con Ventimiglia fino ad arrivare almeno ai Balzi Rossi. Questa idea progettuale nasce anche dal fatto che Regione Liguria è molto impegnata su questo argomento. Il Ministero comunque ha una serie di azioni finanziate che andranno avanti in questi prossimi anni, tra cui si prevede la realizzazione della ciclovia tirrenica e quindi in qualche modo la Liguria vuole arrivare ad avere un ampio raggio, un'ampia chilometraggio di piste ciclabili che collegano tutta la costa e poi alcuni assi anche nell'entroterra. Ovviamente nella provincia di Imperia ha già tanti tratti di pista ciclabile e anche lo stesso comune di Imperia è impegnato nell'utilizzo di alcune aree per adibire la pista ciclabile, quindi in questa logica cerchiamo di coordinare i diversi progetti, di tenerli insieme, di far sì che poi si arrivi a un'unica grande pista ciclabile in tutta la provincia che colleghi diversi comuni. Ecco, oggi qui a Imperia un convegno appunto per presentare questo progetto anche per educare. Sicuramente per educare, cioè questo convegno viene promosso dalla Regione Liguria e dal Centro Educazione Ambientale del Parco Alpi Liguri che abbiamo coinvolto nel progetto, proprio con le attività della formazione nei confronti dei tecnici e degli amministratori comunali, nonché dei professionisti che sul territorio lavorano per aiutarli a progettare meglio le piste ciclabili che abbiamo detto sono molto importanti per la nostra regione e per questo territorio e inoltre anche, soprattutto per il pomeriggio, rivolto agli insegnanti e ai dirigenti scolastici per aiutarli invece a educare i ragazzi. Proprio in questo progetto abbiamo moltissime scuole, quasi tutte le scuole primarie della provincia, che stanno svolgendo proprio in questi mesi percorsi di educazione ambientale con alla fine la progettazione insieme ai comuni di percorsi casa-scuola sostenibili in bici. Quindi cerchiamo proprio di portare le famiglie, anche gli studenti, a usare di più la bicicletta in questa provincia. Con l'ingegner Chiarini anche un seminario tecnico per EduMob, di cosa si è parlato e di cosa si tratta. Beh, in questo seminario si parla dell'aspetto della mobilità sostenibile sotto tanti punti di vista, quindi la parte più tecnica, quindi della progettazione e pianificazione, ma anche dalla parte della condivisione e della comunicazione, quindi sono tanti gli aspetti. Io sono presente per quanto riguarda invece l'aspetto più tecnico relativo appunto alla pianificazione e progettazione dei percorsi. Ecco, la bicicletta come mezzo del futuro. Sicuramente è la mezzo del futuro, molti dati ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta, abbiamo grandi esempi all'estero in cui la mobilità sostenibile fa forza appunto sulla mobilità attiva, quindi oltre che i piedi, la bicicletta, il trasporto pubblico, per esempio, giusto per citare un dato, a Copenaghen gli spostamenti in bicicletta hanno raggiunto ormai oltre il 60% degli spostamenti totali. Un'ultima domanda, anche in Liguria c'è ovviamente spazio per questo tipo di mobilità.
Sicuramente sì, e non bisogna naturalmente porsi eccessivi problemi per quanto riguarda anche la morfologia del territorio, perché ormai è tutto anche parzialmente superabile grazie alle nuove tecnologie. Per esempio, dotandosi di anche dei parchi bici e-bike, quindi a pedalata assistita, si possono intervenire nelle situazioni più disagevoli. Mentre nelle altre aree invece è l'aspetto della condivisione del traffico quello da studiare e da approfondire e risolvere.